Buonasera, ben trovati a Focus TG con alcune delle notizie che hanno caratterizzato la nostra regione oggi. Partiamo dalla giornata piuttosto movimentata in una scuola di Padova dove un nordafricano si è praticamente barricato sui tetti, la strada è stata chiusa, la scuola sgomberata. Per scappare dai carabinieri che lo volevano controllare, si è barricato all'interno di un istituto scolastico. Ha seminato il panico la fuga di un giovane straniero alle prime ore di venerdì mattina. Sono circa le 6, i residenti di via Cardinal Callegari all'Arcella chiamano i carabinieri per segnalare una lite in strada tra nordafricani. All'arrivo della pattuglia, uno del gruppo scappa in bici, poi scavalca il cancello dello stabile che ospita alcuni istituti superiori. Sale fino al quarto piano e si arrampica sulla grondaia fino al tetto. Qui si ferma pericolosamente in bilico e minaccia di buttarsi. Dopo quasi due ore il negoziatore dei carabinieri e i vigili del fuoco lo convincono a scendere. Nel frattempo la strada viene bloccata, i ragazzi che dovevano entrare a scuola vengono tenuti a distanza dai docenti. Ecco il racconto di una dipendente dell'istituto, testimone di quanto accaduto. Arrivati per prendere servizio e abbiamo trovato carabinieri, vigili del fuoco. E non abbiamo potuto accedere e abbiamo preso servizio da poco. Io ho visto soltanto quando lo hanno portato fuori con l'auto dei carabinieri. All'interno della scuola che ospita il liceo classico europeo, l'istituto Ruzza e il convitto per sordi Magarotto c'erano solo una quindicina di ragazzi che erano alloggiati nel convitto. Fortunatamente non si sono accorti di nulla. Gli altri studenti in via precauzionale sono tornati a casa, lezioni sospese per tutto il giorno. Sono stati allontanati, non sono neanche entrati nella strada. C'erano i docenti che li hanno tenuti a... La vita a distanza li hanno tenuti in protetti. Lo straniero che ha seminato il panico è stato portato in caserma dai carabinieri e fotosegnalato. Nella zona c'è un problema di spaccio, denunciano i residenti che però preferiscono non parlare alle telecamere. Il giro di pusher e clienti è visibile a tutte le ore. E tensione anche a Spinea, questa volta attorno a un bar, al Cavalcavia si chiama così, che ha dato motivi alla questura di essere chiuso per 7 giorni per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Oggi il sindaco ha adottato una nuova ordinanza e per i cittadini la situazione è di degrado. Di giorno è un bar normale come tanti altri, ma di notte qua succede di tutto. Qualche giorno fa il provvedimento di chiusura per 7 giorni da parte della Questura di Venezia, in queste ore l'ordinanza del sindaco che impone la sospensione dell'attività di notte, si fa incandescente il clima attorno al bar al Cavalcavia di Spinea, divenuto nel tempo un caso di degrado per l'intera zona all'ingresso della città in via Roma. Ma andiamo con ordine, il bar gestito da alcuni cinesi al momento ha le serrande abbassate, 7 giorni di stop dopo che i carabinieri in più occasioni hanno accertato la presenza di pregiudicati e balordi e consumo smodato di alcol. Ma i residenti raccontano sequenze di ordinario degrado e pericolo. Abbiamo i video di un'auto che ripetutamente va addosso al carattrezzi perché il conducente è completamente ubriaco. Il video non è stato fatto in toto perché quando siamo scesi giù nel tentativo di fermare il conducente dell'auto ha provato a investirci là, girando e accelerando con la macchina per non farsi fermare chiaramente, ma questo è il minimo di quello che accade qua. C'è gente qua che si cambia, rotoli di valuta, di euro. Perché? Tutti i giorni qua, come puoi vedere, tutto intorno qua è un degrado, sporcizia e vomito, bottiglie, trovi di tutto. E molte volte qua dietro trovi anche siringhe usate, perché questa parte qua purtroppo non essendo illuminata diventa covo. Fra qualche giorno, terminato il provvedimento della questura, il bar riaprirà i battenti ed è qui che interverrà l'ordinanza del sindaco emessa in queste ore. Dalle 22 alle 6 del mattino il locale dovrà rimanere tassativamente chiuso. Crediamo che anche la chiusura anticipata possa favorire, diciamo, al buon uso della struttura e quindi non lasciare spazio a situazioni così degradanti anche sotto l'aspetto civile e civico. Vuol dire che monitoreremo comunque il locale, verrà controllato in modo che si possa allineare e quindi condurre un'attività di ristorazione di letto che sia comunque rispettabile di quelle che sono le norme del quieto vivere. Oggi c'è insediato il nuovo direttore dell'ARPAV, che è praticamente l'agenzia del Veneto che
si occupa delle previsioni non solo meteorologiche ma anche degli inquinanti, insomma un'agenzia estremamente importante, ha fatto il punto sullo stato delle acque del Veneto. Direttore nuovo, vecchi problemi e la consapevolezza che la situazione sta lentamente migliorando. Ha preso servizio all'ARPAV il nuovo direttore Luca Marchesi e il suo arrivo coincide con la pubblicazione da parte dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente di un voluminoso rapporto sullo stato di salute dei fiumi e dei laghi del Veneto. Dalle 165.000 analisi del 2018 risulta che, a parte i soliti noti, la situazione delle acque superficiali venete è in miglioramento. Si confermano alcuni elementi di criticità che sono conosciuti da tempo, si vedono anche gli effetti di politiche di gestione della risorsa idrica che sono orientate al suo miglioramento, quindi gli effetti dell'infrastrutturazione, dello sviluppo degli impianti di depurazione, delle normative ambientali, dei piani di tutela delle acque. Quindi ci sono dei trend di lento ma costante miglioramento. Il nuovo direttore si è trovato subito un faldone di quelli che scottano sulla scrivania. È il faldone delle sostanze perfluoroalchiliche, la cui ricerca assorbe molte delle energie dell'agenzia regionale e cui contrasto impegna Regione, ARPAV e gestori della rete idrica. In questo ambito direi proprio che questa agenzia è una eccellenza nazionale e direi europea. Ci sono pubblicazioni della Commissione europea che citano il caso Veneto in termini del problema verificato, ma soprattutto in termini della capacità di reazione che il sistema pubblico ha saputo sviluppare, sia sul fronte ambientale che su quello sanitario. Il Veneto è dunque un punto di riferimento per lo studio e la gestione di queste sostanze, ma dall'ARPAV sottolineano come sia indispensabile una normativa nazionale. Purtroppo patrimonio disponibile per tutte le regioni italiane, qui in questo siamo sicuramente i migliori. Cosa significa? Che abbiamo finito? Certamente no, insomma il miglioramento è continuo, si può fare sempre meglio, molto importante sarà avere a disposizione dei limiti di riferimento che devono essere definiti a livello nazionale. Soli e anziani, una condizione sempre più comune, i comuni devono anche capire chi sono e dove sono questi anziani soli, lo fanno attraverso delle indagini, da questo momento poi dopo, sapendo cosa hanno davanti, potranno fare qualcosa. Ecco la lettera che entro pochi giorni gli anziani padovani riceveranno il mittente e l'assessorato ai servizi sociali. Gli over 75 residenti nel comune di Padova sono chiamati a rispondere ad un questionario per conoscere le loro condizioni di vita e le loro necessità. L'indagine, rivolta esclusivamente agli anziani che vivono soli e non hanno familiari che vivono a Padova, serve al comune per fotografare la situazione e mettere in campo tutte le azioni necessarie per sostenerli. Nei mesi da dicembre a marzo gli anziani verranno contattati telefonicamente da un addetto che prenderà appuntamento per una visita a domicilio. Gli operatori saranno dotati di tessera di riconoscimento per evitare eventuali truffe da parte di falsi tecnici. E abbiamo in ogni caso messo a disposizione un numero di telefono a cui le persone possono rivolgersi per se hanno dei dubbi rispetto all'identità del rilevatore. E il rilevatore va nelle case per compilare insieme alle persone un questionario che ci aiuterà proprio a capire la situazione della persona. L'ultima indagine sugli anziani soli padovani risale al 2013, poi il servizio venne sospeso dall'amministrazione Bitonci. Ora la necessità di aggiornare i dati in possesso dei servizi sociali per arrivare a coprire anche le nuove situazioni. Il questionario contiene anche delle domande rispetto alla disponibilità e alla capacità della persona di mettere a servizio della comunità delle risorse, quindi offrire e tenersi attivo nel corso della sua vita. Ci fermiamo per una pausa, poi parliamo dell'emergenza lupi. Dopo le notizie e le triste immagini delle ultime predazioni, come dell'asinella bianca in Altopiano, la regione sta cercando da mesi su pressione degli allevatori e di chi abita la montagna di essere ascoltata dal governo, che non lo sta facendo, a proposito della deroga alla legge nazionale che tutela i lupi. A rischio la sopravvivenza di allevamenti di montagna, ma non solo, anche a rischio anche la popolazione ai limiti appunto dei branchi.
393 animali morti e 63 feriti dai lupi fino a novembre 2019 negli allevamenti delle montagne vicentine e venete. La regione chiede da tempo al ministro dell'Ambiente Sergio Costa di rivedere la legge nazionale di tutela del lupo con precise deroghe. Richiesta inascoltata. Che possa prevedere comunque, come già avviene in altri stati europei, come la Francia, come l'Austria, la Croazia stessa, che sono comunque parte di questa Europa, se la sovrappopolazione anche dei grandi carnivori, ma anche della fauna selvatica in generale, porta uno squilibrio all'interno dell'ambiente, una percentuale di questi individui possa essere o abbattuta o traslocata in altre aree dove non possa provocare danni. Sulle montagne venete si stima la presenza di 12 branchi stabili di circa una decina di lupi ciascuno. I danni, almeno quelli contabilizzati, a novembre scorso ammontavano a quasi 197.000 euro. In montagna si allevano bovini da latte e da carne. Le due cose devono sussistere, devono convivere, lo sappiamo, ma se ci sono dei lupi troppo confidenti o troppo pericolosi e che naturalmente predano sempre sullo stesso posto o nella stessa mandria, devono anche essere spostati o eliminati. La Regione Veneto chiede che la deroga alla legge nazionale entri in vigore prima della prossima stagione dell'alpeggio, altrimenti, sottolinea Pan, l'intero settore dell'allevamento in montagna rischia l'estinzione. E il centro maree del Comune di Venezia prevede per domani una punta massima di 125-130 cm di acqua alta alle 6.50, al contrario di come è previsto nei giorni scorsi, che si parlava più o meno di 140 cm. Vista la marcata variabilità del meteo, il centro maree invita però a mantenersi aggiornati sull'evoluzione delle previsioni. Intanto il commissario delegato all'emergenza, che è poi il sindaco Brugnaro, ha firmato l'ordinanza che posticipa i termini per la presentazione delle domande per il risarcimento dei danni per quanto riguarda l'acqua alta, quella dei 187 cm. Dal 20 dicembre al 30 gennaio, quelli per la richiesta di contributo via internet. Dal 28 febbraio al 30 aprile, quelli per l'integrazione della documentazione. Novità anche dal governo, dopo la prima tranche di 230 milioni è stata firmata anche la decisione di attivare i restanti 300 milioni che verranno erogati. Un'altra notizia che vede protagonista ad alto livello un Veneto è quella che il bellonese Daniele Franco, il nuovo direttore della Banca d'Italia. Franco è nato a Trichiana 66 anni fa, entra nel 1979 in Banca d'Italia, ha ricoperto vari incarichi, poi ragioniere generale dello Stato, e oggi l'annuncio del nuovo incarico, che è stato salutato con gioia dal presidente Zai, garantirà il valore costituzionale del risparmio, e sappiamo bene quanto ce n'è bisogno a questo proposito, visto quello che è successo alle banche venete e visto quello che sta succedendo con la Popolare di Bari, con un altro trattamento. Da ultimo ancora un caso di meningite in provincia di Treviso, il terzo nel giro di poche ore. Terzo caso di meningite nella Marca. Dopo i due registrati ieri, è di oggi la notizia del ricovero in rianimazione all'ospedale di Conegliano di una donna di 66 anni. Si tratta di un'infezione da pneumococco non contagiosa e che quindi non prevede misure di sanità pubblica. Un caso simile, quest'ultimo, a quello che ha portato al ricovero in rianimazione del Cafoncello di un 42enne che ha sviluppato la meningite come complicanza di un'otite. In entrambi i casi la prognosi è riservata. Sono invece in costante miglioramento le condizioni dello studente di 15 anni residente nell'Interland trevigiano, ricoverato nell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale di Treviso per una meningite da meningococco. Gli esami effettuati dal reparto di microbiologia hanno evidenziato che si tratta di meningite di tipo Y, fortunatamente il meno aggressivo. Trattandosi comunque di un'infezione da meningococco, è stato necessario sottoporre a profilassi preventiva tutte le persone che hanno avuto stretti contatti con il giovane in ambito familiare, scolastico e del tempo libero. Complessivamente il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULS 2 ha sottoposto alla terapia preventiva una quarantina di persone. Chiudiamo qui questa breve edizione di Focus TG. Abbiamo molte altre cose da farvi vedere nel nostro palinsesto, quindi continuate a seguirci. Grazie e una buona serata.